Benvenuti sul canale, sono Pigator, sono qua come sempre o come lo era stato un po' di tempo fa di nuovo su Dead or Alive 5 5 per un nuovo video, dato dal fatto che è uscito un nuovo personaggio, ovvero mi hanno sbloccato un nuovo personaggio giocabile gratuitamente di nome Milan. Per farvi capire, Mila è un personaggio della serie pseudo brawler, ovvero semipesante, dato dal fatto che ha forti avvinghiamenti e alto livello d'attacco, anche se la sua agilità non la rende propriamente un brawler, e quindi un mezzo tra uno speed player e un brawler. Partita singola. Per farvi capire, Mila è costei che vedete, è nazionalità spagnola, molto carina come personaggio. Ho giocato, ho sbloccato quasi tutti i costumi, e questo è l'ultimo che ho sbloccato, che a mio avviso è il più figo in assoluto perché è molto da motociclista. E oggi intendo mostrarvela contro Bass, che è l'altro personaggio gratuito sbloccato con lei, che praticamente è un brawler a tutti gli effetti. Questo è effettivamente un brawler ed è anche parecchio cazzuto. Ho avuto occasioni per affrontarlo. Più che altro perché i brawler, come sapete, evitano tutto comprese, e le prese loro fanno veramente male. Sono delle prese che fanno veramente, veramente danno. Le proverei su questa arena, che mi sembra la più adatta per tematica. Quindi tematica della lotta, dell'allenamento e tutto, e vediamo come se la cava, ragazzi. Sì, avevo ragione, questo qua è il costume più figo che abbia mai visto. È bellissimo! Aia, ragazzi! Ah, ma è lo stesso costume! Shit, ho notato adesso! Porco due, però qua. Oh! Allora, ragazzi, come avevo detto. Tra virgolette, tre quarti di minchia rotto. Coglioni. Allora, la bellezza di questo personaggio è il pugno che avete visto. Detto anche Superman Punch. Ed è andato. Cavolo, è lo stesso costume. No, no, no. Tu non ci giochi con la mia Mila. Mi dispiace, uno come te non ce lo faccio giocare in squadra con Mila. Mi dispiace tantissimo. Ma a te, Avregna, sono tua figlia. Dovete sapere che, vabbè, voi non l'avete vista perché non ve l'ho mostrata in video, ma in questo gioco c'è anche sua figlia che è praticamente giocabile e che si chiama... Oddio, che vuoto, Tina. Solo che a differenza del padre non vuole fare la lottatrice, bensì vuole fare la rockstar, per cui... Sì. Mi sono ammutolito perché ho detto, vabbè, fai quello come se fosse a casa tu. Ah, è bello che sbaglio sempre, perché il Superman Punch è alto destro, o comunque alto e rivolto verso l'avversario. Io faccio sempre alto e rivoltato dall'altra parte. Orco demonio. Ok, ti sei fermato. Boom! Ecco. Azzo, non ce l'ho fatta. In pratica, la caratteristica brawler di Tina è proprio che nel momento in cui fai quella presa lì, tu puoi fargliene un'altra concatenata. Dio, quanto amo. Da. Non riesco mai invece a portare a termine quel set di mosse. Aia. Aia, questo fa male. Bella questa. Oh, ai, ai, ai. Ai, ai. Sto stronzo. Vaffanculo. Allora, una caratteristica negativa di questo personaggio, muori, che non ha attacchi a distanza. Vaffanculo. Senti, Bass, io te lo dico volentieri, ma proprio volentieri. Hai scassato le palle con queste mosse, che noia. Cioè, i brawler sono fastidiosi in una maniera che non potete immaginare, col fatto che fanno tutte ste mosse.
Porco... Oh, no! No! Sì! No! No! Sì! Ah, cazzo! Che palle! Bello! Aia! Basta! Oh, yeah! Dai! Vabbè, hai vinto! Ciao! I miei stanno uscendo! Ah, hai rotto! Vieni qua! E niente ancora! Ai! Ah, ok! No! Siamo... Ah, porco! Porco! Oh, ai! Ah, fanculo! Gliene manca una! Cioè, veramente, ragazzi, non potete capire l'esasperazione che sto provando in questo momento con questo che fa soltanto prese. Fa soltanto prese. E poi quando inizia ad attaccare è lento. Vai a fare in culo, senti, hai rotto. Ma dai! Allora. Non riuscirò mai a batterlo perché ho troppo poca vita, eh. Però ci si prova, non si sa mai come può finire in questo gioco, male in questo caso. Però, allora, Bass, io te lo dico con chiaro e tondo. Tu adesso me la paghi, ma me la paghi cara, perché di fronte ai miei iscritti tu non mi fai fare una figura di sterco come questa, hai capito? Allora, io vi giuro, ho passato un giorno, tre quarti d'ora, per cercare di battere l'alter ego di questo stronzo, ovvero Sandman, credo che si chiami, una roba del genere, una roba tipo Pokémon, vaffanculo, che veramente sono odiosi o all'inverosimile questi maledetti bastardi, perché veramente non è possibile giocare e fare soltanto prese, come se io continuassi a farti sempre la stessa mossa. Che è odioso all'inverosimile giocare come i nabbi, fare solo prese, figa. Solo cazzo prese. Guarda che schifo! Guarda che schifo! Che schifo, solo prese. Solo cazzo prese. Solo maledette prese. Ma vaffanculo, tu le prese, te ne infili nel culo. Con una corrente però, devi attaccare la corrente e infilartela per il culo. Ma la pianti? La pianti, veramente, hai rotto. Anche gli iscritti staranno urlando che hai rotto i coglioni. Vieni su. Ed era preso, ragazzi. Testimoni tutti che era preso. E sei preso e te la pigli tutta nel faccia. Sta sbrenfa di Gesù Christian. Vaffanculo. Oh, e io riuscissi una volta tanto a fargliela. Cioè, perché teoricamente se tu premi quadrato al momento giusto gli fai anche tu la presa di ribalto. Ma guarda caso con me non funziona mai. Con me non funziona mai quella maledetta presa. Vaffanculo. E vai dai. Hai rotto. Che poi teoricamente quando loro si difendono tu dovresti fargli la presa, perché le prese non possono essere evitate, figlio di puttana. Hai finito. Soltanto una mossa stai facendo, brutto stronzo. Solo una cazzo di mossa, bastardo lurido frocico. Piantala di difenderti, figa. Piantala, sei fastidioso all'inverosimile. Oh, sei fastidioso. Quanto odio i personaggi che difendono e basta. In oltranza difendono. A oltranza. Tu potresti star fermo tre quarti d'ora e loro continuerebbero a difendere e basta. Ancora.
Che poi la cosa brutta di questo gioco è che se loro li difendono sono invulnerabili, ok? Però se tu li stordisci non puoi fargli la presa. Se tu li stordisci per gli avversari non puoi fargli la presa. Come, cioè, se fosse sleale cercare di prendere... Non ci provare, che fighi ti arriva, eh. Ti arriva, porca troia, ti arriva. Ti ho detto che ti arriva. E adesso perché non è andato a segno? Che cazzo! Bastardo! Porca puttana! Vaffanculo, devi andare giù. Vai a fare in culo. Ma guarda che schifo. Guarda che schifo. Che schifo, che lezzo. Senti, io vado a prendermi un caffè. Quando hai finito di prendermi a sprangate, dimmelo. E te ne prendi una bella presa anche tu. Ma guarda che schifo, guarda cosa ha fatto. La prima cosa che ha fatto quando mi ha avuto un minimo a tiro è stata una presa. Guarda che schifo. Che lezzo. Che lezzo. Vai giù. Vai giù, vai. Oh, così si fa. Guarda, e adesso ve lo mostro in tutto il suo splendore. Guardate che gambe, che linea, guarda qua. Anche dall'alto, con tutte le sfumature. Guardate che roba. Questa era Mila. E siamo riusciti a battere anche Bass, che è veramente uno dei personaggi che più detesto, insieme a quell'altro. Adesso ve lo mostro. Questo qua. Tre quarti d'ora per battere sto cretino. Con lui stesso, cioè con lo stesso personaggio, tre quarti d'ora ci sono voluti per batterlo, eh. Tre quarti d'ora. Per batterlo una volta sola. A modalità difficile, figli. Ma si può? Si può, ragazzi, si può? Ma no che non si può. Comunque, termino qui l'episodio. Spero che vi siate divertiti a sentirmi sclerare dietro a questo idiota. Che solo prese non si può fare da Nabi. Fare soltanto prese. E per il resto, ragazzi... Condividete, spolliciate, like, commenti e sharing. Io adesso passo subito a registrare solo perché sono rimasto a corto di video. E per il resto passate sulle pagine Facebook e alla prossima. Ciao ciao!